Siamo qui con alcuni dipendenti della società Roma Multiservizi S.p.A. In questi ultimi giorni ci sono state molte vicissitudini, molte complicazioni per quanto riguarda l'occupabilità di tutti i dipendenti, però purtroppo 51 di essi ancora non hanno chiuso la loro epopea. Nella fattispecie da circa qualche mese, intorno a marzo, hanno perso un importante appalto per quanto riguarda la manutenzione del verde delle scuole statali. Quali sono i vostri prossimi passi e quali sono le vostre istanze qui oggi al Consiglio? Ma guarda, abbiamo avuto contatti con esponenti qui del Consiglio e stiamo cercando di fare in maniera che tramite una mozione, tramite convocazioni di commissioni ed altro, stiamo cercando di fare in maniera appunto che la politica, d'aula, insomma, interessi, si impegni sindaco e giunta a risolvere questo problema più presto. In vostre considerazioni che noi dal 1 luglio scorso siamo potenzialmente licenziabili. E i vostri contatti sono stati prevalentemente con esponenti dell'opposizione, dal punto di vista della maggioranza invece qualche contatto? Non abbiamo avuto contatti diretti ancora con la maggioranza, però speriamo appunto che questa mozione che sarà presentata più presto sia insomma condivisa anche dalla maggioranza. Perfetto, nel frattempo voi dal 1 luglio, come abbiamo detto, siete fondamentalmente licenziabili. E quali sono le vostre prossime mosse, esattamente che cosa vi aspetta nei prossimi mesi, quanto tempo vi resta? Non c'è ancora un tempo specifico, non c'è, ti ripeto, potenzialmente siamo licenziabili perché l'azienda in qualsiasi momento dal 30 giugno in poi ha la possibilità di mandarci questo telegramma e comunicarci definitivamente la perdita del posto di lavoro in quanto la patta non c'è più. E niente, ripeto, stiamo aspettando soltanto le mosse della politica locale, speriamo che tutta quanta insieme, maggioranza e opposizione, possa risolvere questo problema. E chiudere definitivamente e andarci tutti quanti a casa per i 50. Grazie mille. Grazie a te.